Allora, innanzitutto complimenti ai ragazzi perché stavano attraversando un momento un po' particolare, non riuscivano a ottenere il risultato pieno. Oggi siamo riusciti e sono stati bravi, è andato tutto, stanno facendo un bel salto di qualità. La strada è lunga, loro lo sanno e noi ci parliamo costantemente, è un passo alla volta per migliorare e crescere. La diversità di categoria, sia dagli allievi alla juniores che dalla provinciale alla regionale, un po' la stavano soffrendo, anche oggi in qualche circostanza abbiamo sofferto un po' più sulla lucidità delle giocate e sulla tranquillità anche delle giocate. Stanno cercando di crescere e migliorare, lavorando costantemente. Uno che ha fatto un passo in più, secondo me, è stato Doro, un ragazzo a cui ho dato tante attenzioni, in negativo, diciamo, perché l'ho massacrato sia l'anno scorso che anche inizio stagione, ed è giusto quando fanno bene elogiarli. Non deve mollare, deve continuare perché ha tutte le carte in regola per far bene. Un altro è Daniele Piccoli che davanti ha una qualità immensa e ci deve far fare il salto di categoria negli ultimi 20 metri. Tutti comunque, soprattutto questa partita, hanno dato tantissimo e hanno fatto bene. Complimenti a loro. Sì, il primo tempo non rientrava nei miei canoni di modo di giocare, sono tornato in spogliatoio, ma non ero convinto, io di solito parlo ai ragazzi, però sono stato zitto, ho pensato, perché dovevo cambiare io prima di far cambiare la squadra. Secondo tempo siamo scesi in campo in modo diverso, perché in tutte le partite, quasi tutte le partite, abbiamo finito il primo tempo che eravamo in vantaggio e abbiamo sempre sottovalutato la partita. Oggi siamo usciti con il doppio della determinazione e la fame. In tutti i ragazzi si vedeva. Abbiamo avuto un calo che però attraverso l'aiuto di tutti, attraverso l'aiuto delle parole ma dei fatti in campo, siamo riusciti a risollevarci. È stato molto bello. Sì, c'era il difensore che ha perso la palla perché il mio compagno di reparto, Daniele, ha pressato. Ho visto la palla arrivare verso di me, penso di averla presa dai piedi al mio compagno e ho fatto gol. Ho visto uscire il portiere, un mio amico. E mi è venuto intuitivo. Combattuto, abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare, abbiamo ascoltato i consigli del mister e quello che abbiamo fatto in allenamento durante la settimana è andato a buon termine. Siamo entrati in campo con magari la mentalità sbagliata, ma ci siamo riusciti a riprendere, il gol avversario ci ha dato la grinta giusta per ripartire. Beh, il gruppo è un bel gruppo e ci aiutiamo, diamo tutto quello che dobbiamo dare. In questi momenti si festeggia tutti insieme, si è contenti, si fa casino, dopo si va a bere qualcosa. Me l'hanno affidato e sono riuscito a buttarlo dentro. Questi sono i primi 3 punti, sì, che portiamo a casa, meritati.